Appassionati di ciclismo, amici di MD, ben ritrovati da Vlamir Belli per la nostra rubrica Amarcord. Quest'oggi ospite un ex corridore che ha fatto diversi anni tra i professionisti, aiutando tantissimi campioni che hanno così scritto la storia del ciclismo, Alessandro Vanotti. Ciao Alessandro. Ciao Vladimir, ciao, buonasera a tutti. Allora, dicevo Alessandro, quanti anni hai fatto da professionista? Allora, ho corso per 14 stagioni da professionista, ma negli ultimi 2 anni di under ho avuto l'occasione di fare gli stage, se ben ricordi, anzi ci sono ancora, ci sono gli stage durante il mese di agosto-settembre per far sì che un giovane che prova a passare professionista si metta un po' alla prova con i grandi campioni. E devo dire che forse sono stati gli anni più belli perché quegli anni lì c'erano tantissimi campioni illustri che tu conosci bene. 2005, Domina Vacanze, eravamo compagni di squadra, io ormai ero al tramonto, a fine carriera, tu eri all'inizio del tuo sogno tra i professionisti. Io insomma mi ricordo molto bene di te, anche perché comunque ci siamo allenati per tanti anni insieme. E tornando un po' a quella che era la tua carriera, non hai cambiato tantissime squadre, sei sempre stato un fedelissimo. Una sola vittoria, dicevo, per quanto riguarda le vittorie, diciamo, individuali, poi tante vittorie nelle cronometro a squadre. 19 grandi giri, che qua, insomma, è un conto dirlo, è un conto farli, 19 grandi giri, 9 giri d'Italia, 5 Tour de France, 5 giri Spagna. Con tante soddisfazioni, visto che comunque i tuoi compagni di squadra, i tuoi capitani, insomma, sono riusciti a vincere anche grazie al tuo aiuto. Sì, diciamo che tutto è nato dopo il 2004, il Giro d'Italia, come ben sai, è importante il grande tour, perché comunque è un po' una sfida in se stessi, nel senso che finché non porti a casa un Giro d'Italia, ti apre un mondo, no? Lo porti a termine e lì la tua consapevolezza aumenta. Essendo un corridore da corsa a tappe, avendo finito il mio primo Giro d'Italia e avendo aiutato Gonchar, che arrivò secondo dietro Damiano Cunego, riuscii a vestire la maglia dell'Intergiro, che era azzurra, se ricordi. E fu una mia piccola soddisfazione. Da lì poi arrivò la Domina Vacanze con Vladimir Belli e Sergei Gonchar, e lì feci Giro e Tour. Giro e Tour, insomma, il secondo anno fare Giro e Tour non è cosa da poco. E lì diventai il regista della squadra. Mi focalizzai su quel ruolo lì, ma non pensavo, ecco, di diventarlo durante la mia carriera. Pensavo comunque di passare per diventare un ottimo professionista per fare dei buoni risultati. Regista della squadra, però, mi ha permesso di far parte di team migliori al mondo, di partecipare alle gare più importanti al mondo. E con i capitani più forti. È stato questo un po' il segreto sul fatto che io tutti gli anni riuscissi a partecipare a Giro Tour e Vuelta o al Mondiali, perché diventai un po' il regista della squadra. Questo ruolo mi ha privato di vittorie, senza dubbio, perché ci sono stati grandi tour che andavo veramente bene, però coi sei coi mal non si va da nessuna parte. Comunque sia, mi ha aiutato a coronare il sogno di diventare il primo gregario di Nibali di vincere Giro Tour Vuelta e di sfilare sia a Madrid che a Milano che a Parigi. E quindi non ho vinto, però ho vinto di squadra, è stato bello comunque. Questo sicuramente è un aspetto importante. I capitani ultimamente un po' di più dobbiamo dire, che si ricordano poi dei gregari. Fare la passerella con il vincitore al Giro, al Tour, alla Vuelta, sicuramente è una grande soddisfazione, vale probabilmente più anche di qualche vittoria in corse minori. Io ti voglio chiedere riguardo alla tua carriera, qual è stato il momento più bello, la gioia più grande che hai vissuto, che hai provato? E poi il momento dove comunque hai sofferto e ti ha lasciato un po' l'amaro in bocca.
Allora, devo dirti che, come ti dicevo, avendo vinto Giro Tour e Vuelta, sono tanti ricordi belli, però ovviamente gli Champs-Élysées, passare la linea di Parigi abbracciato Annibali e Scarponi, è stato qualcosa di, come ben sai, unico. Anche perché è stato un percorso lungo dove si andava al tour per imparare a correre sulle strade francesi, che sono ben diverse da quelle italiane e da quelle spagnole. Quindi si andava a fare la Parigi-Nizza, comunque il Delfinato, per iniziare poi andare al tour. È stato un percorso di crescita per conoscere anche la gara, anche con Vincenzo, ma infatti all'inizio siamo passati da fare ventesimi in classifica, undicesimi, settimi, terzi e primi. Quindi insomma è stato un lavoro durato negli anni e le prime volte dicevo, vedevo le altre squadre sfilare sui Champs-Élysées, dicevo, un sogno. Ci siamo arrivati e devo dire che questo è il momento più bello in assoluto della carriera. E i momenti difficili, il rammarico, quelli più brutti sono gli infortuni, perché l'asfalto fa male e ripartire è sofferenza. Però il momento più che mi ha tolto è stato il Mondiale di Firenze, che era la ciliegina sulla torta con Vincenzo e nel finale è caduto, abbiamo perso il Mondiale, alla fine ha fatto quarto posto e io andai molto forte, tirai 7 giri al circuito di Fiesole su 10 e lì è stato un po' rammarico perché abbiamo perso la Vuelta, l'ultima tappa sull'Angliru a discapito di Horner, se ricordi, e il Mondiale, quindi quello è stato... Ecco, quello era proprio una, sarebbe stata una stagione pazzesca perché avevamo vinto Trentino, Tirreno, Trentino, Giro e è andata male la Vuelta al Mondiale, se no sarebbe sportivamente parlando. Hai parlato di infortuni. Io ti conosco bene, Alessandro, visto che comunque abitiamo, insomma, in linea d'aria ad 1 chilometro. Abbiamo fatto, come dicevo, in apertura tantissimi giorni di allenamento insieme, tantissimi chilometri di fatica, eccetera, eccetera. Dicevi degli infortuni, fine carriera condizionata anche dall'infortunio che hai patito in allenamento nel ritiro. Ritiro invernale, primavera, Calpe, dico bene? Giusto? Dici bene, purtroppo noi professionisti sulla strada siamo molto svegli e attenti perché comunque è il nostro ufficio, diciamo, il nostro posto di lavoro. Viviamo sulla strada, abbiamo occhi anche dietro le spalle, però alle volte l'infortunio è dietro l'angolo. Mi ricordo che eravamo a circa 15 km dall'hotel a Calpe, ormai eravamo arrivati. E eravamo in fila indiana perché era una strada comunque ampia e larga, c'era un cantiere con dei birilli. Davanti a me il mio compagno, se non sbaglio, era sì, tratto era Fabio Aru. Non hanno segnalato bene il birillo, non lo so, a bordo strada, tra l'altro erano birilli conici più alti di quelli che troviamo in Italia sulle strade. E avendolo preso col pedale, mi ha fatto volare a terra senza accorgermene e praticamente nel cadere la fortuna vuole che non sono finito sulla corsia di lato dove scendevano le macchine, ma la sfortuna vuole che sono finito sotto il guardrail e sono finito giù in uno strapiombo. Cioè in un secondo mi sono trovato dalla bici a essere giù in uno strapiombo, tra l'altro di sassi. Però non riuscivo a alzarmi per il dolore. Tra l'altro si era accorto solo Jakob Fuglsang che era dietro di me perché i miei compagni davanti non si erano accorti. Tu pensa alle dinamiche sulla strada come possono. È tornato indietro, non riuscivo a alzarmi perché finendo sulle pietre, tipo Evenepoel quando è finito giù dal ponte a Lombardia, una cosa del genere. E io ho detto, dal dolore pensavo di essermi rotto gambe e bacino. Poi Jacob è sceso con l'aiuto dei miei compagni perché poi sono tornati, li ha chiamati tipo a fune a prendermi. Mi ha tirato su con la mano, sai, è stato un momento veramente brutto. Quando poi ho appoggiato la gamba, ho sentito il ginocchio andare per la sua strada. Lì ho capito che c'era qualcosa che non andava. I legamenti non tenevano, insomma, avevo rotto il piatto tibiale, che è tra l'altro un infortunio che subiscono più che altro gli sciatori. E raramente nel ciclismo si vedono queste tipologie di infortunio e niente, da lì è nato un po' un calvario per
stare fermi non è facile, sono stato bravo, sono stato attento all'alimentazione per non ingrassare e poi niente. La fortuna vuole che non mi hanno operato, ero a borderline per l'operazione perché la cartilagine si era affossata all'osso insieme alla cartilagine, ma questo mi ha dato agio sul fatto che potevo tornare senza operazione, però il percorso senza era più lungo, quindi è stata una scelta un po' così. Però sai che dagli infortuni poi si impara anche a crescere e lì comunque mi si è aperto un mondo anche nel post-infortunio, durante la preparazione, nella ripartenza e alla fine sono riuscito comunque a vestire la maglia di miglior scalatore al Giro d'Austria e a fare la Vuelta con Michele Scarponi e ho fatto comunque un gran finale di stagione e niente. Hai fatto dei nomi, insomma, che hanno scritto delle pagine belle al ciclismo. Hai fatto il nome di Nibali, hai fatto il nome di Fabio Aru, hai fatto il nome di Scarponi. Hai avuto tanti capitani. Se non ricordo male, Petacchi di Luca, questi sono Esatto. quelli più importanti. Pozzato, per cui insomma, Sì. hai corso aiutando questi corridori che solitamente nelle grandi corse a tappe erano protagonisti, chi per fare classifica, chi invece per vincere tappe, come Petacchi. Qual è diciamo, il corridore a cui ti sei legato di più, dal Allora, punto di mi vista dell'amicizia? Sono legato di più perché ancora oggi lo sento e ci vediamo, ci frequentiamo, adesso meno ovviamente per gli impegni lavorativi, e beh, con Nibali perché la Liquigas mi scelse come regista uomo squadra, ma anche per crescere Vincenzo che allora non era ancora un capitano affermato, ma doveva crescere. Era diciamo la nostra speranza italiana per i grandi tour e da lì è nato questo rapporto. Con lui abbiamo condiviso la camera per ben 10 anni, però non sono Dieci elettato, anni. per 10 anni tra corse, ritiri e anche tra famiglie, diciamo, ogni tanto. E quindi si è instaurato un rapporto al di là del ciclismo, però sai che è importante avere una sintonia, tra gregario e capitano infallibile. Infatti, durante le gare, per esempio, quando c'era un ventaglio, non ci parlavamo neanche più in gara, cioè lui seguiva me, io seguivo il ventaglio, raramente, scusami, abbiamo sbagliato un ventaglio, ci siamo sempre trovati situazione di gara senza mai sbagliare. Ma questo è stato frutto di anni di lavoro, di feeling tra di noi. Però la fortuna vuole che, essendo regista, ho avuto la fortuna di correre con Pozzato, con uomini anche delle corse di un giorno, che poi facevano i grandi tour. Pozzato, Paolini, poi beh, altri, c'è stato Fabio Aru, c'è stato Petacchi, un grande campione fuori classe. Sai, acquisire da tutti questi campioni qualcosa è stato un bagaglio talmente enorme che poi lo trasformavo nei grandi tour, perché da tutti puoi prendere qualcosa da imparare. Pellizzotti, insomma, ce ne sono tantissimi. E quindi è stata un'avventura, devo dire, molto bella. 10 anni in camera con Vincenzo, raccontaci un po' com'era Vincenzo fuori dalla corsa, che noi siamo abituati a vedere Vincenzo, insomma, quando arriva nelle interviste, in momenti magari anche di tensione, dove non si ha veramente voglia di ridere, scherzare. Com'era invece Vincenzo quando era tranquillo nella camera e si confidava, presumo, anche con te? Hai detto una parola, veramente unica, tranquillo. Lui quando è giù dalla bici è molto tranquillo e rilassato, quindi ha gestito molto bene la pressione dei grandi tour, anche quando aveva la maglia gialla. Sai, io ero in camera con lui, mi entrava la maglia rosa, la maglia rossa, la maglia gialla, le piegavo. Cioè, a un certo punto quando arriva quella gialla, insomma, fa un certo effetto. Non so come mai quella gialla ha questo effetto qua. Sai, ero quasi più emozionato io di lui. Lui era veramente tranquillo, anche perché lui arrivava in camera dopo di me, perché tra conferenze stampa, interviste, io arrivavo, sceglievo il letto migliore per lui, sai, il posto, l'angolo migliore per appoggiare le cose. Sai, comunque il capitano deve avere, uno spazio Parlavate un importante. po' anche della corsa oppure di corsa non si parlava? Perché comunque io, insomma, ho fatto anch'io
21 grandi corse a tappe, anch'io insomma qualcosina ho fatto e dal mio punto di vista c'erano dei corridori che preferivano magari rimanere nell'ambito della corsa, si parlava spesso di com'era andata, delle situazioni che si erano create, altri corridori come il sottoscritto per esempio che preferiva non pensare più alla corsa, magari cercare di rilassarsi nel modo diverso, pensando magari solamente il giorno dopo quello che si sarebbe dovuto fare. Com'era Vincenzo? Allora, noi la nostra impostazione era un po' come la tua, quindi rilassamento, pensavamo ad altro, si parlava di altro, quindi ben poco del ciclismo, anche se appena magari il momento caldo era quando entrava in camera che mi diceva: "Mappa quanto sei andato forte", magari lui aveva vinto la tappa, però io avevo tirato tutto il giorno. O se no degli aneddoti di corsa, però durante, poi sai, i massaggi, si andava a cena. Ecco, a cena si parlava più di bici della corsa tra compagni, però in camera si cercava un po' di staccare perché comunque se no erano 24 ore H di ciclismo e le energie servono anche mentali, no? Per ripartire, come dici te, il giorno dopo comunque ci si alzava la mattina e tutto era impostato sulla bici, la gara, la tattica. E, per esempio, Vincenzo non apriva neanche il Garibaldi, lo aprivo io. Lo aprivo io, leggevo, andavo a vedere un po' però lui veramente non aveva questa dote. Penso che sia stata la sua dote naturale più quello che l'ha aiutato a essere così omogeneo, molto regolare e andare forte per così tanto tempo in questi anni. Sì, questo è un aspetto sicuramente che giustamente fai notare, come dico io spesso nelle telecronache sullo sport, per fare il corridore, insomma, servono le gambe, però presso un campione testa, gambe e cuore. E l'aspetto mentale Esatto. è un aspetto che sicuramente è quello che ti può far fare la differenza, perché comunque riuscire a gestire lo stress nelle grandi corse a tappe o comunque nei finali di corsa o prima di una classica, se il corridore comunque sente la pressione, arriva il momento dove comunque bisogna dare il 100% e ha già speso a livello mentale. Aveva qualche abitudine particolare? Io ti faccio l'esempio, no? Quando ero in camera con Gianni Faresin, lui non voleva assolutamente che entrasse la luce, teneva in valigia lo scotch, praticamente la sera impiegava un quarto d'ora per sigillare la camera perché così lui aveva bisogno dell'oscurità. Aveva qualche abitudine strana, No, Vincenzo? hai toccato un tasto dolente perché io ero faresin, cioè mettevo la scotch su o staccavo la spina della TV, la lucina rossa mi dava fastidio. E lui no, a lui non dava fastidio nulla, si addormentava tranquillamente. Oppure un altro aneddoto era il caldo in camera. Sai che al tour l'aria condizionata di notte bisogna stare comunque attenti. Però comunque la temperatura giusta ti fa comunque recuperare bene, e invece il troppo caldo no, non recuperi più. Io, sai, entrava il medico e diceva: "Mi raccomando, Ale, l'aria condizionata non accendere". Allora sì, si partiva, la lasciavamo un po' accesa. Allora, però quando si addormentava io mi alzavo a spegnerla, si faceva dentro un caldo pazzesco e sentivo che di notte lui si alzava ad accenderla e dopo 2 ore io mi alzavo a spegnerla solo ogni tanto. Insomma, avventure, La avventure. primavera diciamo che per noi andavamo d'accordo, come marito e moglie, no? Andavamo più d'accordo da autunno in primavera che d'estate. Allora, cosa ti porti dietro con l'esperienza di Vincenzo? Qual è, non so, l'aneddoto, il momento più bello? Non dal punto di vista sportivo, magari una situazione in allenamento, fuori corsa, dove comunque c'è stato qualcosa di simpatico che ti è rimasto nel cuore. Una cosa simpatica e mi viene da ridere, eravamo in Toscana al ritiro prima della Tirreno, tra l'altro che abbiamo vinto, eravamo in Toscana perché da noi aveva nevicato, insomma allora abbiamo anticipato la trasferta alla corsa, siamo andati in Toscana a allenarci in zona Camaiore e sulle colline di Camaiore stavamo salendo in due.
ovviamente lui in salita era più forte di me, però io quando stavo bene me la cavavo, insomma. Oh. Un Apecar ci sorpassò sulla sinistra a tutta velocità in piena salita. Stavamo salendo un'andatura medio, al nostro medio, diciamo, medio tranquillo, e ci guardiamo in faccia, lui è partito, io sono partito, siamo riusciti a agganciare l'Apecar, quindi eravamo in soglia e oltre. Devo dire che c'è stato un punto che tenevamo bene l'Apecar, ma l'Apecar, come ben sai, quando scala la marcia torna indietro un metro o due. A pieno regime ha staccato la marcia, ha scalato, è venuto indietro un metro, ci ha preso in pieno. La fortuna vuole che si è sganciati i pedali, non si è caduti, si è scoppiati a ridere. Vabbè, questa era una... E devo dire qualche stupidata per ridere un po', ecco. Vincenzo era uno che comunque era tranquillo, riusciva anche a divertirsi in allenamento, cioè si faceva il lavoro serio, impostato, faceva il giusto che gli veniva indicato dal preparatore, né un minuto di più né un minuto di meno. Invece io ero quello che esagerava sempre perché tiravo tante ore, quindi avevo bisogno di fare più ore, magari come volume di lavoro, però era molto metodico. Ecco, diciamo che è diventato metodico nell'alimentazione e preparazione nell'arco degli anni. Quindi lui ha veramente costruito gradino per gradino la sua carriera, in tutto. E invece nella bici è sempre stato maniacale, metodico. Cioè lui arriva dalla bici e magari invece prima di fare la doccia ti smonta la bici. Sa tutto, è molto preparato, è veramente sotto questi aspetti Vincenzo è un campione simpatico sotto certi punti di vista. Allora, io ti voglio raccontare, non so se ti ricordi, 2005 io dicevo in apertura appunto che ero a fine carriera, la voglia di allenarmi non era più la stessa, problemi con la schiena, ero già sul viale del tramonto e mi ricordo Alessandro che tu venivi, visto che comunque c'era l'esperto Belù che qualcosa aveva fatto soprattutto nelle grandi corse a tappe, poi insomma a Bergamo ero conosciuto. E venivi la mattina per suonare il campanello per così Esatto. partire, rubare un po' quelli che erano i segreti, perché a differenza di adesso, dove comunque tutti sanno tutto di tutti, prima bisognava un po' anche rubare la Vero. professione, no? Per cui Vero. venivi e puntualmente, quando poi si partiva, ti portavo d'inverno soprattutto a fare Roncobello e ogni giorno mi dicevi dove andiamo oggi? Roncobello. E te eri giovane, i primi giorni non avevi detto niente, poi pian piano abbiamo preso confidenza, a un certo punto mi hai detto ancora Roncobello, ma c'è la neve a Roncobello, andiamo a fare un'altra salita, andiamo a fare la salita che c'era sul lago di Iseo, i colli di San Fermo, andiamo lì che c'è il sole, no, no, andiamo a fare San Fermo perché dobbiamo prepararci al brutto tempo, visto che comunque lo potremmo trovare poi nelle prime gare di stagione. Ti ricordi questo, Alessandro? Sì, mi ricordo, a parte che sembra ieri, sono Vero. passati 17 anni e sembra ieri, hai detto un argomento preciso. Il fatto che io venivo a casa tua e ti suonavo il campanello, che era vero, cosa che oggi è impossibile, ci si trova a malapena sulla strada. In allenamento, prima c'era questo modo di fare tra colleghi che era molto bello, di zona, diciamo, no? E un altro aspetto fortunato della mia carriera è che a Bergamo c'erano 20-30 professionisti e io veramente uscivo in bici con voi, con te, mi ricordo, osservavo come pedalavi, la cadenza, eravamo andati anche in Liguria insieme. Vedevo i tuoi allenamenti e non era da tutti comunque insegnare in quegli anni lì alcuni allenamenti specifici o comunque seguire un giovane. Quindi comunque anche da te ho imparato tanto e dovevi acquisire, dovevi essere bravo a capire, osservare, ascoltare. Era così quel momento lì e devo dire che però è stato un bel momento. Qualche momento simpatico con il Belù? Ma con te Ne abbiamo passati abbiamo fatto un tanti, adesso giro magari. d'Italia insieme, quello del 2005, che secondo me è stato uno dei più duri.
Quindi lì comunque alla Domina Vacanze eravamo una squadra comunque con dei buoni corridori di livello, quindi insomma di spessore per me era qualcosa di avere una rosa, sai, è un conto avere due corridori forti e sette meno forti, è un conto avere una rosa comunque di medio-alto spessore, e lì fa la differenza per un giovane. Con te, parlando di maltempo, i Paesi Baschi, cioè, essendo bergamaschi, abituati a allenarci sotto la pioggia, e consiglio ancora oggi il fatto di allenarsi sotto la pioggia per imparare a guidare il mezzo con cui, il mezzo meccanico con cui si lavora, per avere sensibilità a affrontare il freddo che si trova in primavera durante le corse. Con te, questa tua capacità di affrontare questi momenti mi ha dato la forza per affrontarli anche a me. Quindi, i Paesi Baschi pioveva, nevicava, una roba assurda. E oggi, con i nuovi regolamenti, non so se quelle Vero, tappe lì. vero. Ho superato i Paesi Baschi con te, con l'acqua e il freddo, e qualche anno dopo, stessa tappa, acqua e freddo, quasi il rischio di vincerla e vinsi in otti su di me. Poi a me mi presero un gruppetto di 5-6, uscì dai 10, ma veramente rischiai per poco di vincere la tappa. Finemmo la tappa in 10, scusa, in 50 corridori sotto il freddo. Quindi il fatto di vedere un bergamasco come te affrontare queste avversità ha dato comunque a me modo di affrontarle, no? Quindi vedi che gli insegnamenti arrivano anche dalle gesta dei tuoi idoli quando Sì, sei degli esempi, sì. al di là delle tabelle, preparazione, comunque questo fatto è importante, no? Da portare avanti. Avere comunque un esempio da seguire, un corridore più esperto che comunque magari arriva a 32, 33, 35 anni, che nonostante magari non sia più performante come era prima, ha comunque la voglia di continuare a fare sacrifici, a far fatica e quant'altro. Alessandro, allora hai smesso ormai da qualche anno e adesso? Adesso sono imprenditore di me stesso, come si dice in gergo, sono passato dai pantaloncini corti a quelli lunghi. Non è stato facile, non lo è ancora oggi perché il mondo del lavoro corre molto velocemente. Praticamente, in parole povere, imprenditore di me stesso cosa significa? Ho aperto un'attività tutta mia che si chiama Vanotti Cycle Camp, impostata sulla preparazione, dove mi appoggio, essendo coach Magnetic Days, di questo rullo super specifico per i lavori, per chi vuole allenarsi nello specifico durante la sua preparazione. Essendo coach Magnetic Days, seguo la preparazione invernale degli amatori, dei ragazzi, ovviamente abbinata alla mia esperienza, quindi la scienza abbinata all'esperienza, che devo dire riesce un attimo a levare di più il mood, e organizzo dei training camp per gli amatori, appassionati di ciclismo. I training camp possono essere magari più specifici, dove in alcuni ha fatto parte anche Magnetic Days, quindi sulla preparazione, e altri più sulla valorizzazione territoriale, sul gustarci i paesaggi, il ciclismo, il buon cibo, il buon vino. Però per far questo devo appoggiarmi per forza a un tour operator, quindi collaboro anche con dei tour operator, e questo mi ha dato il modo di vedere come lavorano gli altri, come organizzano i viaggi in bicicletta e tutta l'organizzazione che c'è dietro. Io presto servizio tour operator anche per organizzare dei tour, ne ho appena organizzato uno in Sicilia, e poi mi chiamano anche a fare da guida magari al Giro d'Italia. Nel mentre in questo progetto sono seguito da alcuni sponsor e sono brand ambassador di Santini, che è, diciamo, lo sponsor principale. Partecipato anche al Tour de France accompagnando gli ospiti, non Sì, erro? ho il patentino per guidare dentro la corsa, quindi porto gli ospiti a vivere l'esperienza dentro la corsa al Tour de France. Come ben sai, il tour è pazzesco, la carovana è lunga 300 veicoli, ci impieghi circa un'ora e mezza a passarla con sugli ospiti,
quindi fai vivere veramente dentro la corsa il tour agli ospiti, e poi c'è l'area picnic, alcuni vanno in elicottero addirittura e salgo anch'io e facciamo partenza arrivo, quindi devo dire che è molto impegnativo perché sei il primo a svegliarti, l'ultimo a andare a letto con i trasferimenti e lo stress del tour, però devo dire che è una gran bella esperienza anche per me, anche perché sei dentro la corsa, dentro il tour, rivedi un po' i tuoi colleghi. Senza faticare, però le ore di sonno sono poche, sì, non hai mal di gambe, però devo dire che è molto impegnativo, però molto gratificante. C'è una macchina organizzativa, scusami, di un grande giro che può essere tour, il Giro d'Italia, la Vuelta, è pazzesca quello che c'è dietro. Dietro le quinte è una cosa incredibile. Cosa che da corridore vedevi insieme. Il tempo purtroppo per noi è scaduto, è stato un piacere e un onore averti ospite, speriamo di rivederci presto, noi che non abitiamo lontane, magari per una bella pedalata oppure per una sfida sui ruri, perché no? Sarebbe una buona idea questa, visto che il tempo diventa brutto e non siamo più così giovani per poter e voler affrontare il maltempo. Dai, opto anch'io per una bella diretta sui rulli con te, per parlare un po' sui rulli. Sai che mentre si pedala poi esce tutto... Idee vengono, sì. Esatto. Bene, grazie Alessandro, un saluto a tutti gli amici di MD, a presto per la prossima puntata con Amarcord. Saluto da Vladimir Belli, grazie Alessandro Manotti. Grazie, ciao.